Abbiamo la fortuna di essere ospitati a Saronno, nell'open space della signora Milva, dove possiamo presentare in un ambiente dove ci sono arredi e oggetti di design, possiamo presentare le nostre stampanti 3D che permettono di realizzare qualsiasi tipo di oggetto. Queste stampanti lavorano attraverso dei modelli creati con dei modellatori CAD o addirittura possono essere scaricati gli oggetti da internet e eseguiti direttamente sulla macchina. Forniamo insieme alla macchina un programma che permette di trasformare questi oggetti nel linguaggio codice della macchina, poi la macchina parte da sola una volta che è stata inserita la schedina SD che contiene il file con l'oggetto, parte da sola per produrre qualsiasi tipo di oggetto. Ad esempio, questo oggetto che vediamo in questo momento, che era appoggiato sulla macchina, è stato prodotto dalla macchina stessa. Si possono realizzare vasi, si possono realizzare bijou, si possono realizzare braccialetti, si può realizzare di tutto. Queste macchine hanno la caratteristica di essere diverse nella loro dimensione, per cui questo è un prodotto di base. Questo prodotto noi lo vendiamo sia in formato kit, cioè l'utente si può divertire, comprare la scatola con tutti i pezzi e montarselo in casa, oppure lo vendiamo già premontato, già pronto per l'uso. In effetti noi lo consideriamo plug and play, cioè come terminologia inglese lo collego e lo utilizzo. Quest'altra macchina è una macchina più professionale, permette ha delle caratteristiche anche di struttura più robusta, viene utilizzata molto nella progettazione di oggetti perché permette una precisione che specialmente nell'ambiente meccanico di prototipazione e così via è necessario. Questa macchina è una macchina che invece è in questo momento ancora in uno stato di studio, che permette di realizzare degli oggetti di dimensione più alta. Siamo una società brianzola che ha sede in provincia di Lecco a Molteno. Noi realizziamo questi prodotti, li progettiamo, li assembliamo nei nostri laboratori e li vendiamo nel mercato degli utenti finali, i rivenditori. Gli utenti finali può essere sia l'azienda che la prototipazione e produce prototipi, come può essere lobbista o chi vuole divertirsi a casa. Come società ci chiamiamo SDM, il nostro core business è ormai puntato su questa nuova tecnologia che è la produzione di oggetti nel mondo 3D, che rappresenta un po' il futuro come possibilità di mercato. Questa macchina la vendiamo sia in kit che assemblata. In kit costa 660 euro più IVA, in assemblata costa 990 euro più IVA. Quindi in kit l'hobbista che vuole divertirsi a casa se la può montare, riceve tutte le istruzioni che sono tipo le istruzioni del Lego per potersela montare e con molta facilità riesce a costruire la macchina come qui vedete. Esiste quest'altra macchina che è quella più professionale, che è rivolta più che altro all'utilizzo nell'ambito aziendale, che costa 1770 euro più IVA. Quindi queste sono le due gamme di prodotti con cui ci presentiamo oggi sul mercato. Ci sono allo studio altri progetti che verranno più avanti. I materiali che sono utilizzati da queste macchine sono due tipologie di filamenti, il materiale ABS e il materiale PLA. L'ABS viene più che altro utilizzato per chi fa prototipazione, perché è un materiale che mantiene molto bene le sue dimensioni ed è rigido, quindi è caratteristico per chi fa prototipi. Il PLA invece è un altro materiale un po' più morbido, un po' più brillante, che è più rivolto all'oggettistica, chi realizza l'oggetto, quindi l'oggetto da tenere in casa più o il pupazzo, oppure come vediamo qua questo bellissimo robot che è stato in realtà realizzato in più parti che poi sono state assemblate assieme. Quindi c'è una fantasia che è lasciata come libero spazio a tutti. Infatti il nostro motto è dai forma alle tue idee. Quindi la nostra società spinge tutti quanti a dire: decidi tu quello che vuoi fare, non c'è nessun limite per poter fare qualche cosa.